Buonasera e ben ritrovati a Confronti, il programma che realizziamo in collaborazione con l'ufficio stampa del Consiglio Provinciale di Trento e che ogni settimana mette appunto a confronto un rappresentante della maggioranza e uno dell'opposizione nell'Assemblea Trentina. Questa sera vi presento subito gli ospiti, a partire da chi è con me in studio, Lorenzo Ossanna per la minoranza, consigliere provinciale del PAT. Buonasera. Buonasera. E doveva essere qui in studio, purtroppo ha avuto un contrattempo, ma pur di onorare l'impegno, insomma, si è videocollegata. Ringrazio allora Alessia Ambrosi per la maggioranza, consigliera provinciale di Fratelli d'Italia. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, come primo argomento vorrei affrontare con voi un tema che è caro sia alle famiglie che alle aziende, ossia quello, del caro energia. La giunta provinciale ha varato un piano che prevede tra l'altro un bonus per le famiglie, circa 60.000 quelle interessate, poi dipende anche dai requisiti, dall'ICEF e da una serie di condizioni, però insomma si tratta di un bonus una tantum che dà un po' di respiro. Poi sono previsti degli incentivi soprattutto per il passaggio alle energie alternative per le aziende. Inizierei allora con Ambrosi. È questa la strada giusta? Fratelli d'Italia peraltro ha organizzato di recente anche un convegno a Trento per parlare proprio del problema del caro energia condizionato dal Covid, ma anche dalla guerra in Ucraina. Sì, allora grazie intanto per l'ospitalità e certamente il tema caro prezzi è un tema di cui abbiamo iniziato a dibattere già lo scorso anno. È un tema che è stato all'attenzione proprio dell'Aula e nell'ultima finanziaria. Abbiamo visto come progressivamente siano aumentati i prezzi, le materie prime, l'energia, il carburante, e noi come Fratelli d'Italia già in quell'occasione abbiamo presentato proprio un ordine del giorno che andava in questa direzione, ovvero quello dell'adeguamento dell'assegno unico sulla base dell'aumento dei prezzi, perché ricordiamo anche che la nostra provincia di Trento detiene un primato che è quello diciamo dell'ottimo della qualità della vita, ma allo stesso tempo anche come città, insieme alla provincia di Bolzano, tra le più care d'Italia. Quindi di fronte a un aumento dell'energia, un aumento dei prezzi, di conseguenza assistiamo anche ad un aumento esponenziale anche di quello che è, di quello che sono i beni di prima necessità come i beni alimentari. E questo noi dobbiamo dare delle risposte concrete. Certamente le iniziative della Giunta sono iniziative che vanno ovviamente nella direzione di aiutare le famiglie trentine. Ricordo che abbiamo famiglie trentine, imprenditori trentini, esercenti trentini che già devono fare i conti tuttora anche con quelli che sono 2 anni di conseguenze della pandemia, e ad oggi si ritrovano ancor più con dover fronteggiare con le proprie tasche ovviamente anche quello dell'aumento vertiginoso dei prezzi. Un aumento che poi è sfociato a dismisura soprattutto con lo scoppio della guerra in Ucraina e che sarà destinato ovviamente ad aumentare se questa guerra continuerà ancora per parecchio tempo. È chiaro che il nostro paese si ritrova quindi in una spirale inflazionistica a cui non assistevamo dal secolo scorso, e che quindi la politica, e mi viene da dire anche ancora di più il Trentino, proprio per la sua speciale autonomia, deve fare da precursore nelle scelte da adottare, proprio scelte strategiche e lungimiranti, e soprattutto nell'utilizzo oculato delle proprie risorse. Un altro tema che abbiamo affrontato anche in occasione del convegno è stato proprio quello dell'indipendenza energetica, soprattutto dell'autonomia nell'utilizzo delle proprie risorse. Questo è emerso anche nell'ultima tornata elettorale, quando abbiamo affrontato anche la proposta di risoluzione sui temi legati alla Commissione europea. E proprio in quelle occasioni gli stakeholder, i portatori di interesse del nostro territorio, hanno dichiarato all'interno della commissione, della quinta commissione, proprio quanto sia importante anche per il nostro territorio avere un'indipendenza energetica. Questo è emerso anche nella relazione COPASIR, lo stesso presidente Urso l'ha dichiarato in modo molto chiaro proprio nel convegno che abbiamo avuto venerdì. E giusto per fare anche per chi ci ascolta, per avere un'idea di quello che è la situazione italiana anche in termini numerici, e questo vale anche per la nostra realtà, se successivamente la guerra, per esempio in Crimea,
il nostro paese produceva 15.000 miliardi di tonnellate di gas e ne importava, per esempio, 20 dalla Russia, oggi ci ritroviamo con il nostro paese che produce per delle scelte, ahimè anche sbagliate in passato, 3 miliardi di tonnellate di gas e, ahimè, invece ne importa 29.000. Quindi capite bene quanto il nostro paese purtroppo stia dipendendo dai paesi stranieri, quando invece noi in Trentino, nel nostro territorio, abbiamo una fortuna enorme di avere, per esempio, una risorsa che non è così presente in tutte le realtà italiane, ed è quella ovviamente dell'acqua, e quindi è la fortuna di avere sul nostro territorio le centrali idroelettriche che dobbiamo assolutamente preservare e che sono anche sinonimo di, diciamo, di una situazione positiva per quanto riguarda i nostri territori, una situazione socio-economica assolutamente positiva per i nostri comuni, sono qualcosa di cruciale per la nostra economia perché sappiamo che ci sono comuni che vivono grazie ai proventi delle centrali idroelettriche e abbiamo sindaci che riescono ad elargire ai propri cittadini determinati proventi e servizi proprio grazie, ovviamente, ai proventi che escono dalle Assolutamente, e centrali. qua si apre anche il tema delicatissimo di cui si parlerà anche a breve, di cui si sta già parlando, che è proprio quello del rinnovo e della messa a gara delle concessioni delle centrali idroelettriche. Poi è chiaro, l'ho anticipato anche Ambrosi, che tutto questo problema si inserisce in un contesto internazionale. Anche il mercato dell'energia, no? È un mercato globale, cioè la borsa, la famosa borsa elettrica, no? Dell'Italia. Però quello che chiedo anche a lei, Ossanna, è quanto, sfruttando proprio la nostra autonomia, quanto può fare la provincia, se secondo lei questi provvedimenti adottati fino adesso sono sufficienti o si potrebbe ancora di più accelerare in questo senso? Ma il tema dell'energia è un tema internazionale, l'abbiamo detto, quindi bene le riunioni, bene le conferenze, bene il parlarsi, bene studiare, però adesso è il tempo di agire. L'agire vuol dire dare concretamente risposta a queste problematiche. Allora, dobbiamo pensare a una provincia autonoma di Trento che con le sue misure, con le sue possibilità di autogoverno, deve essere in grado di dare la possibilità ai cittadini e alle imprese del nostro territorio di poter in un certo senso autoalimentarsi. Allora è qui che il passo della provincia deve essere evidente, è quello di sburocratizzare, dare la possibilità velocemente alle aziende e ai privati che vogliono dotarsi di energie alternative, fotovoltaico, ma non solo quello, biomasse oppure idroelettrico, è sicuramente qui che deve agire velocemente la provincia. Sappiamo che c'è in presentazione un disegno di legge, noi staremo molto attenti a capire che questo disegno di legge sia veloce nel capire le cose, rapido nel dare soluzioni e soprattutto in questo momento non possiamo assolutamente più perdere tempo a parlarci. Adesso dobbiamo agire, dobbiamo muoverci. Sicuramente bene ovviamente gli aiuti anche alla parte sociale debole, sicuramente bene anche i rapporti con l'esterno, però noi in questo momento cosa possiamo fare? Possiamo solo semplificare le procedure ed è qui che dobbiamo concentrarci nei prossimi settimane, nei prossimi mesi proprio per dare questa possibilità. Diamo le possibilità alle nostre comunità, ai nostri cittadini, alle nostre imprese di potersi autoalimentare con l'energia. Allora, poi se questa rimarrà cara, se questa rimarrà un problema internazionale, intanto però noi la nostra parte la facciamo. È un po' come si diceva prima, no? Ci sono certi campanelli d'allarme che anche in passato non sono stati colti, insomma adesso non possiamo più permettercelo. A proposito di tempi, vorrei cambiare argomento. Lunedì c'è stata una conferenza di informazione organizzata dal Consiglio Provinciale per quanto riguarda il progetto del bypass ferroviario di Trento, in particolare nella parte delle aree inquinate di Trento Nord, che è, diciamo, la parte più delicata di questo progetto. C'è stato anche un confronto a Roma con il presidente della provincia Maurizio Fugatti, rappresentanti della linea Fortezza Verona e poi il sottosegretario del Ministero alla Transizione Ecologica Gava. In sostanza si punta proprio ad approfittare, diciamo, del progetto del bypass ferroviario per trovare una soluzione definitiva che fino adesso, anche per ragioni di costi e per il fatto che ci sono, che insistono su terreni privati,
privati, non è stata trovata le aree inquinate dall'ex LOI e carbochimica. Adesso la strada indicata sembrerebbe quella della pianificazione di opere di interesse pubblico. I tempi però per il bypass sono stretti perché sono quelli fissati dal PNRR. Secondo lei, Ossanna, è ancora un ostacolo insuperabile o credete che si possa fare qualcosa, che poi questo bypass possa essere realizzato in sicurezza, che è questo l'interesse dei cittadini? Ma certamente, anzi, deve essere prioritario e il controllo deve essere prioritario proprio su questo aspetto qua. Ma sicuramente in questi ultimi giorni c'è stata una novità, questa disponibilità da parte dello Stato di assumersi anche attraverso ovviamente lo stanziamento di ulteriori fondi le opere di bonifica del Trento Nord. Trento Nord è un sito delicato, un sito che ovviamente adesso è anche un sito nazionale e quindi è conosciuto, si sa la pericolosità e per questo motivo, dal momento che si prevede nella progettazione del bypass ferroviario di passare in quella zona lì, è chiaro che emerge subito il problema di come trattare i terreni, di come trattare i rifiuti, di come trattare appunto le lavorazioni in quel luogo, perché possono comunque essere lavorazioni anche dannose per chi in quel momento ci lavora. Allora la provincia autonoma di Trento dovrà assolutamente percorrere questa strada, dovrà cercare di nuovo ancora di più un contatto con Roma proprio per arrivare a una soluzione condivisa, col Comune di Trento ovviamente, che è parte in causa principale ovviamente per il posizionamento dei suoi terreni. Solo così probabilmente riusciamo a trovare una soluzione che era anche insperata, perché quei terreni lì sono lì da anni e mai prima si era arrivati a una soluzione, anzi si è fatta anche una progettazione urbanistica, secondo me, errata, perché non ha dato la possibilità ai privati di poter attuare sistemi di bonifica, anzi è stata sempre una previsione difficile da poter probabilmente anche per un privato pensare di intraprendere. Ora le cose possono cambiare e chissà mai che in un'ottica di responsabilità sia nazionale ma anche ovviamente poi a caduta provinciale del Comune di Trento non si arrivi a una definizione una volta per tutte, e questo sarebbe un bel passo avanti. Vorrebbe dire che oltre a un'opera fondamentale di infrastrutturazione come può essere il bypass ferroviario, abbiamo anche risolto un altro problema che è altrettanto grave per l'ambiente, per il territorio, per le persone che ci vivono. Certo, secondo lei, Ambrosi, si può trovare in effetti una soluzione o anche fuori di metafora è un terreno troppo pericoloso? Ma allora, quello dell'area ex LOI è sicuramente il nodo cruciale per la realizzazione del bypass ferroviario. Io credo che in un primo momento sia stata usata una certa anche superficialità nell'affrontare un problema di questa portata. Ricordo che fa parte del SIN, ovvero delle 41 aree che sono altamente inquinate e che sono all'attenzione a livello nazionale. Quello dell'eventuale inquinamento delle falde acquifere è un problema enorme. Quella dell'ex LOI, al mio punto di vista, è assolutamente una bomba che dobbiamo evitare, una bomba per la salute dei cittadini. E nella realizzazione di questo bypass ferroviario tutti siamo consapevoli di quanto siano importanti le strutture, anche per rilanciare ovviamente un territorio dal punto di vista economico, e tutti vogliamo, anche i cittadini, dei vari comitati che in questo momento stanno ovviamente realizzando anche tutta una serie di incontri sul territorio, sono favorevoli alla realizzazione di un'opera di questa portata, ma chiaramente l'opera va fatta nel modo corretto, va fatta soprattutto tenendo presente quelle che sono le priorità, ovvero la salute pubblica dei nostri cittadini e la sicurezza. Abbiamo visto anche quanto ci sia stato un caso simile, per esempio in Germania, a Karlsruhe, e in quell'occasione, proprio nei lavori di smistamento e di smottamento del vario materiale, purtroppo è successo che il piombo tetraetile è sprofondato ulteriormente e quindi i lavori sono stati costretti, sono stati bloccati. Quindi questa è davvero la nostra preoccupazione, quello dell'inquinamento delle falde acquifere per ovviamente i cittadini. Chiaramente sono state date anche tutta una serie di soluzioni, le abbiamo date e quindi speriamo che si vada in questa direzione. Quindi sicuramente un parere favorevole all'opera, ma certamente con davvero un occhio di riguardo soprattutto per quello che è la salute dei nostri cittadini, certo, che deve essere assolutamente la priorità.
Posso aggiungere? Sì. Ma no, volevo aggiungere, cioè non vorrei che passasse però l'idea che il sito è altamente inquinato ed è pericoloso oggi, cioè lì è togliere il coperchio che Sì, crea è il il problema, toccarlo, è il insomma, che crea il toccarlo, problema perché e non a sappiamo che caso è l'APA è da anni che certo. monitorizza ogni mese Certo. la situazione, quindi è sotto controllo. È Ed è chiaro che a toccarlo questo emerge, che quindi è anche il motivo, insomma, per cui questo bisogna dirlo, insomma, non è sì. che oggi siamo lì che dobbiamo... No, beh, altrimenti, insomma, è proprio a ridosso della città, per cui, però sì, ed è uno dei cardini, insomma, anche di chi si sta opponendo all'opera, perché dice o siamo assolutamente tranquilli Chiaro. su questo fronte o è una delle condizioni sine qua non. E cerchiamo di andare un po' più veloce perché ho altre cose da chiedervi. Allora, il Trentino è impegnato nell'aiuto ai profughi dell'Ucraina, sia, lo abbiamo visto, la colonna mobile della protezione civile che è arrivata in Moldavia, consegnando tutta l'attrezzatura per realizzare questo campo, sia poi nella raccolta di beni, ma anche nell'accoglienza. Tanti anche i privati che hanno aperto le loro porte, poi c'è tutta la rete del Cinformi. Adesso inizia la seconda fase, no? Quella anche dell'integrazione, anche se tanti di coloro che sono arrivati sperano di tornare al più presto in Ucraina, che però sappiamo che è stata devastata dalla guerra, una guerra che non sappiamo al momento quanto potrà durare ancora. Allora, da dove si parte, Ambrosio? Proprio in questa seconda fase, tra l'altro lei l'ha ricordato e tra l'altro la presiede, c'è la quinta commissione che si occupa del Consiglio Provinciale, che si occupa proprio dei rapporti anche internazionali e di solidarietà. Sì, allora innanzitutto voglio fare una premessa. Il Trentino fin da subito, come sempre, ha dimostrato di essere il fiore all'occhiello proprio nella cooperazione internazionale e anche dal punto di vista del mondo associazionistico. Il Trentino tutto si è mosso immediatamente, quindi non vi sono colori, o partiti in questo caso, ma proprio è la forza di volontà di aiutare chi sta scappando dalla guerra, un paese chiaramente sotto attacco. E noi ci siamo mossi anche fin da subito come partito. Personalmente, per esempio, ho collaborato per aiutare proprio la nazionale giovanile del Circolo Vela dell'Ucraina che veniva proprio da noi per delle gare internazionali. E anche in questo senso, proprio come partito, abbiamo messo a disposizione la nostra sede tutti i venerdì mattina dalle 9:30 alle 12:30. Raccogliamo del materiale, ovviamente. E beni di prima necessità proprio per cercare di aiutare quanto possibile sia con il vestiario, sia con i medicinali, sia ovviamente con qualsiasi altro metodo aiuto che possiamo dare. E chiaramente adesso soprattutto stiamo parlando di tantissimi minori, per cui e minori talvolta addirittura che non sono nemmeno accompagnati da un genitore, per cui sicuramente il passo successivo sarà quello di lavorare con ovviamente il mondo associazionistico, le famiglie e il comparto del mondo scolastico per cercare di integrare quanto più possibile questi ragazzi e dare loro una possibilità, diciamo, per quanto possibile di normalità e di vita normale sul nostro territorio. Assolutamente, in questo Ci senso stiamo lavorando, ci la stiamo scuola ci viene comportando incontro. anche ovviamente in ambienti istituzionali, per cui sicuramente questa è la direzione su cui andremo a Si puntare. parte da lì e si parte dalla scuola, che è sempre importante. Ossanna. Ma anch'io voglio approfittare e ringraziare tutto il sistema trentino per l'ottima azione che ha fatto, per la verità, Trento, Bolzano, Friuli e nessun altro, quindi ci aspettiamo Roma, non è che andiamo tanto avanti, quindi ancora una volta il Trentino e questa volta insieme all'Alto Adige, e qua mi fa piacere da assessore regionale dire che le due province si sono parlate, hanno organizzato e hanno fatto un'azione veramente importante. Ovviamente si sta lavorando qua sul territorio, Cinformi è una struttura ormai rodata. Certo che questi profughi, l'unico loro scopo è tornare presto a casa e quindi dobbiamo anche pensare, iniziare a pensare di favorire il rientro a casa appena possibile e quindi dare una mano anche in questa situazione qua. Penso che il Trentino sia in grado di farlo, ha le possibilità di farlo dal punto di vista anche organizzativo e probabilmente anche per la grande solidarietà che la popolazione, la comunità trentina ha e ha dimostrato di avere, e quindi io vedo una soluzione una volta che finirà questa benedetta guerra, probabilmente ci sarà una rapida soluzione anche della problematica dei profughi. In questo momento li accogliamo, in questo momento siamo in grado di dare ospitalità e di dare sostegno, però loro vogliono assolutamente tornare il più presto possibile a casa loro.
Certo. E adesso proprio due risposte da un minuto a testa. Vorrei andare su un terreno più politico. Lo ha ricordato anche lei, Ossana, lei è assessore regionale in una giunta composta dalla Lega e dalla SVP, appunto con il PAT che domenica va a congresso e insomma non è un mistero che ci sia una parte degli esponenti del partito che guardano un po' di più verso il centrodestra, altri che guardano un po' di più del centro-sinistra. Lo dico anche in chiave del fatto che il prossimo anno ci saranno le elezioni in Trentino. E tutto sommato, quello che pare di capire è che potrebbe esserci anche eventualmente un'apertura nei confronti della Lega, questo almeno secondo alcuni esponenti, a patto però che il centrodestra sacrifichi la parte più a destra della coalizione, che in questo caso è Fratelli d'Italia, dell'ex leghista Alessia Ambrosi. Com'è questa cosa? Allora, innanzitutto fa piacere ricordare appunto il progetto del Partito Autonomista a livello regionale che ha aderito alla Giunta, era in Consiglio regionale e ha aderito attraverso la mia persona ad essere membro di Giunta e questo ovviamente crea i presupposti di un partito di responsabilità. Sì, stiamo affrontando un congresso confermativo molto importante di carattere unitario e abbiamo deciso di invitare tutti i partiti, compreso Fratelli d'Italia. Quindi noi non partiamo da pregiudizi, partiamo dall'idea che in questo momento la politica deve essere innanzitutto collaborazione e dialogo su temi. I nostri temi sono temi tradizionali, temi storici, temi che parlano di territorio, di autonomia, di difesa dell'autogoverno anche da Roma e quindi per forza di cose il nostro modo di far politica è questo, sarà questo e noi dialogheremo con le persone che la vedono in questo modo e soprattutto teniamo sempre ben stretta la collaborazione con il Südtirol e quindi con la Volkspartei che è di per sé il nostro partito naturale di collaborazione. Allora, Ossana dice nessuna preclusione, Ambrosi vi sentite scomodi in questo momento, forse anche perché sta anche aumentando anche a livello nazionale il peso di Fratelli d'Italia? Ma allora, innanzitutto non sta a me parlare di quello che succede nelle case d'altri, visto che hanno il congresso anche appunto nel fine settimana, e personalmente ho sempre guardato con profondo rispetto il partito autonomista. Quello che mi sento da dire, magari da osservatrice esterna, è che il partito autonomista deve fare un lavoro di ritrovamento, di ritrovare se stesso. Io credo che il partito autonomista paghi lo scotto in parte di aver perso quella che è la sua vocazione originale. Questo è emerso anche ancora quando il partito autonomista ha appoggiato anche il PD e ci ricordiamo tutti quando c'era il referendum di Renzi che diceva proprio aboliamo le autonomie speciali. Dopodiché io credo che anche nel concreto, e voglio fare l'esempio, visto che poc'anzi abbiamo parlato proprio di energia, un'altra delle battaglie che ha dimostrato che ovviamente l'autonomia non è solo questione di slogan, ma si difende con fatti concreti, è proprio quella, per esempio, della battaglia delle centrali idroelettriche. È una battaglia che noi abbiamo portato avanti con forza all'interno dell'aula, dove abbiamo proprio puntato a quella che era l'autonomia imprenditoriale e la difesa delle nostre risorse energetiche, proprio in quell'occasione a luglio, dove invece magari avrei visto in modo naturale una difesa che sarebbe dovuta venire, per esempio, dal partito autonomista. E questo, per esempio, La allora interrompo non è solo un avvenuto. attimo, la faccio rispondere proprio in 30 secondi perché abbiamo finito tutto il nostro tempo. Ma la difesa c'è Insomma, stata. La difesa c'è la stata, difesa. siamo stati anche i primi a sollevare i primi dubbi ancora in commissione, chiaramente eravamo in commissione e questo problema è emerso. È chiaro che l'idroelettrico è un argomento di forte impatto territoriale, da anni, da secoli, da sempre per noi vuol dire sussistenza e quindi è chiaro che la difesa dell'approvvigionamento idroelettrico è per noi fondamentale, l'abbiamo dimostrato Ecco, poi chiaramente. vedremo anche poi anche questo ulteriore pungolo che è arrivato anche per quanto riguarda Aggiungo il un altro congresso. Mi pungolo, sarebbe. se posso. Sì? Posso aggiungere un altro pungolo? Siamo fuori Ok, anche nella difesa della dignità è venuto meno il patto.
nel riconoscimento della divinità. Lei mi fa Per proprio cui sforare perché dopo questo. devo dire, prego, Sanna, 10 Ma no, secondi. anche qua siamo un partito delle valli, siamo un partito dove nelle valli praticamente deteniamo ancora una fortissima appartenenza e rispetto per tutto quello che è la minoranza, in questo caso linguistica, per noi è la base, è nello statuto. Quindi è evidente che sì, certamente magari negli anni scorsi, nelle legislature scorse, qualcosa probabilmente si è sbagliato, ma sicuramente almeno da parte del sottoscritto, ma anche da parte di moltissimi nostri appartenenti al partito, la rispetto alle minoranze è uno degli argomenti in primo ordine, quindi ci mancherebbe. Ecco, insomma, diciamo che se foste in giunta insieme sarebbe una giunta vivace. E volevo parlare di due vostri disegni di legge, lo faremo la prossima puntata, siamo proprio fuori tempo. Bene. Grazie a Lorenzo Sanna, consigliere A provinciale del PAT, lei. grazie ad Alessia Ambrosi, Grazie consigliera a provinciale di voi. Fratelli d'Italia e grazie a Grazie. voi per averci seguito. Arrivederci.